Quello che vorremmo fare stasera è di cercare di vedere un po' che cos'è questo mondo dell'Islam. E pensavo di organizzarvi in questa maniera, iniziare con una riflessione sull'Islam in generale ed eventualmente fare un accenno a quello che sta avvenendo in questi giorni, soprattutto alla questione dell'ISIS o Daesh, come è chiamato in arabo, per vedere un po' assieme che cosa ci sia in questo mondo, soprattutto in vista di un dialogo con questa realtà. La prima cosa da dire innanzitutto è che il dialogo non è tra religioni, il dialogo è tra persone. Quindi non è il cristianesimo che incontra l'Islam, ma i cristiani che incontrano i musulmani e cercano di capirsi l'un l'altro. Questo è un elemento fondamentale. Cioè, finché non si crea questo rapporto umano tra persone, sarà sempre difficile dialogare ed entrare in contatto profondo. Molte volte dico, quando presento i miei incontri, e mi incontro e presento un po' l'Islam, dico, per me è difficile pensare all'Islam, anche se ho dedicato tutta la vita allo studio dell'Islam, è difficile pensare all'Islam, mentre è molto più facile pensare ai musulmani e pensarli come nomi, come Ahmad, come Casi Nurul Islam, come Ausafali, eccetera, persone che ho incontrato, gente semplice e povera del Bangladesh, intellettuali del Bangladesh, del Pakistan, dell'India, dove ho vissuto soprattutto di più, dell'Egitto, i miei compagni di scuola musulmani in Egitto, con i quali ho studiato. È lì che si inizia il dialogo. Il dialogo soprattutto tra persone. Una volta, mi ricordo, avevo un incontro proprio qui, vicino, in Romagna, in cui io, allora non era più presidente, ma era stato presidente dell'Iran, Khatami e il rabbino Caro, presentammo una riflessione soprattutto sulla misericordia, che tra l'altro va molto bene adesso che comincia l'anno giubilare sulla mia misericordia. E una delle prime domande che mi chiesero è: dov'è che ci può essere dialogo? Ci può essere dialogo quando ci sono persone di buona volontà, non chiedo di più. Persone di buona volontà che però sono aperte, che sono, quindi quando sono di buona volontà, sono aperte all'altro e sono aperte alla conoscenza dell'altro. Perché vedete, è difficile dialogare se non ci si mette nei panni dell'altro. Quella che gli antropologi chiamano empatia, cioè di cercare di capire il punto di vista dell'altro, prima ancora di discutere, vedere se all'interno di un messaggio religioso quali sono gli aspetti che tengono assieme tutti gli elementi di questo messaggio. Ed è quello che facciamo un po' nell'istituto in cui insegno, il Pisani. Noi facciamo studiare ai nostri studenti l'arabo perché possano conoscere i testi islamici originali, tradizionali, quelli che sono alla base di tutto l'Islam che poi si è diffuso nel mondo, in modo che in qualche modo, nella misura in cui è possibile a una persona di un'altra religione, possa cominciare a capire il mondo dell'altro. Non insegniamo metodologie di dialogo, perché non esistono metodologie, ma cerchiamo di aiutare questi preti, suore, laici di tutto il mondo a mettersi nei panni del musulmano e cercare di vedere come vari aspetti della sua della religione islamica sono collegati tra di loro. E vorrei cominciare la mia riflessione con un testo molto interessante pubblicato anni fa, nel 2004 è stato pubblicato, credo fosse prima il testo, per un discernimento cristiano dell'Islam,
nel documento ufficiale della Conferenza Episcopale Siciliana, la quale ha avuto un'intuizione che credo che sia fondamentale. Nella ricerca uno statuto delle varie religioni e soprattutto il significato che queste religioni possono avere all'interno del cristianesimo, della visione cristiana, e parlando dell'Islam, definiscono l'Islam come un segno dei tempi. E poi spiegano: un evento che diventa rilevante non perché giunge alla ribalta dalla cronaca, ma perché coinvolge radicalmente la stessa identità del cristiano e il posto che occupa nel progetto provvidenziale di Dio. Quindi tutta questa forte presenza dell'Islam per il cristiano che lo guarda è un kairos, un evento, un messaggio che ci mette in discussione, mette in discussione gli altri e ci aiuta a ripensare la nostra fede, il nostro comportamento, la pastorale, tutto alla luce di questo mondo che sta cambiando, in cui emerge sia nel buono come nel cattivo la presenza del mondo musulmano. Naturalmente, se guardiamo a quello che sta succedendo attorno a noi, si crea un po' di paura. Lo Stato islamico dell'Iraq e della Siria, il califfato, gli attentati, i crimini perpetrati sia da loro che dai Boko Haram in Nigeria, hanno polarizzato l'interesse degli europei, soprattutto degli occidentali in genere, verso un tipo di Islam che è interpretato da alcuni musulmani in una maniera prettamente politico-ideologica. Quindi si tratta di una trasformazione di quella che è originariamente una religione, ci parleremo fra poco, in una ideologia. E questo non è una cosa nuova. Già negli anni 50, 60, del secolo scorso, Maududi diceva, l'ho trovata addirittura nell'opera tradotta dal Mediterraneo in Islam, di Abu Ala al Maududi, il fondatore della Jamaat Islam, diceva chiaramente: se vogliamo salvare l'Islam oggi, dobbiamo fare dell'Islam una ideologia. Una ideologia che possa contrapporsi al capitalismo, al comunismo e alle altre ideologie presenti nel mondo. Una ideologia che deve avere una sua utopia, un'ideologia che deve avere una sua militanza, quindi un suo partito, un suo movimento, e che deve avere degli obiettivi concreti per poter influire concretamente sulla realtà mondiale. Ma questa è un'interpretazione limitata, ristretta dell'Islam. È in qualche modo un tentativo di modernizzare l'Islam prendendone solo alcuni aspetti e anche quelli rivedendoli alla luce di una imitazione delle ideologie dell'Occidente. Non a caso Abu Ala al-Maududi conosceva bene l'Occidente, non a caso Said Qutb era stato inviato negli Stati Uniti e proprio lì negli Stati Uniti ha maturato questa sua nuova visione dell'Islam, un Islam ideologico più che religioso. Naturalmente tutto questo fa
apparire di fronte al mondo occidentale l'Islam quasi come un partito o un gruppo politico internazionale che si oppone nettamente all'Occidente, dimenticando la grande tradizione dell'Islam stesso, dimenticando che nell'Islam ci sono persone che si oppongono a questo, dimenticando che l'Islam in quanto tale non è nato contro, ma è nato per. E questi sono elementi fondamentali dell'Islam. Tra l'altro, i crimini perpetrati da questi movimenti creano un atteggiamento di paura che si riflette poi nella paura del musulmano, che si allarga poi addirittura alla paura dell'immigrato. Questo è un elemento fondamentale da tenere presente. Dicevo prima ad Eugenio, un po' come il gatto che si mangia la coda. L'ISIS sgozza, ammazza, i Boko Haram li fanno di tutti i colori, la gente ha paura, avendo paura, ha paura dell'immigrato, ha paura del musulmano, lo discrimina, lo tiene lontano. Il musulmano che si vede visto come quasi un aggressore si chiude al ghetto e all'interno matura, si crea quel focolare che matura nuovi elementi radicali che poi vanno a combattere col ISIS e il circo continua. Dobbiamo rompere questo circo. Dobbiamo rompere attraverso che cosa? Attraverso il dialogo. Il dialogo con tanti uomini di buona volontà che sono presenti nell'Islam. Allora la prima cosa da dire, che deve essere chiarissima, è che l'Islam non nasce come entità politica, ma come religione. Muhammad, che era un mercante, ma che viveva la sofferenza di non accettare il politeismo, che aveva incontrato mercanti cristiani, monaci cristiani, a un certo punto entra in una crisi personale. Entra in una crisi personale che coinvolge due elementi. Uno, l'ingiustizia presente. Adesso non sto qui a descrivere la potrebbe, sarebbe una lezione solo quella. Presente nella società della Mecca al momento, e l'idea che questo tipo di crisi che ha la società, soprattutto l'oppressione, l'ingiustizia, non possono trovare una soluzione a livello di piano politico, ma forse possono trovare una soluzione in una rivisitazione dei rapporti umani attraverso l'esperienza mistica e religiosa. L'Islam nasce all'interno di una crisi personale di una persona, Muhammad, che decide di ritirarsi dal mondo. Va in una grotta, Hira, e fa digiuno e preghiera come i cristiani, come i monaci cristiani. È interessante che nel primo libro del Bukhari, che è una raccolta dei detti e fatti del profeta, una delle più accettate nel mondo musulmano, il Bukhari, presentando questi momenti in cui Muhammad, prima un po' in crisi, poi aveva dei momenti di sogno, eccetera, fino a che si ritira a fare questa visita, usa una parola che deve tradurre in arabo. Muhammad, perché non è sicuro di poterla tradurre perfettamente, lui la riporta come tale. È andato a fare il tahannuth. Tahannuth era proprio l'esperienza scettico-mistica dei monaci cristiani.
E noi diventiamo un rinastrapo dicendo, ma questo significa il servizio di Dio, ma lui stesso capisce che questa è un'esperienza strettamente legata al cristianesimo. E tra l'altro questo mi dice come l'Islam non nasce contro il cristianesimo. Muhammad per i primi 10 anni, per 610, diciamo per i primi 12 anni, dal 610 al 632, non si riterrà mai un fondatore di una nuova religione, ma si riterrà un rinnovatore, un perfezionatore di quella, per invito di Dio, di quella che era la visione che aveva lui del cristianesimo che poi del giudaismo, che di fronte a lui erano come un'unica realtà giudaico-cristiana, tant'è vero che fino al 622, lui pregherà nel rivolto verso Gerusalemme. Quindi nasce come religione. Nasce come religione e nasce con i martiri, non con i soldati. Nei primi anni della predicazione, Muhammad non ha, poi anche dopo farò fatica a accettarlo, non ha alcuna idea della difesa della religione, di questo messaggio che vuole lui collegato al cristianesimo e al giudaismo, non lo vede mai un messaggio difeso con la spada. I primi musulmani, gridando non c'è Dio altro che Dio, e Muhammad è il profeta di Dio, muoiono martiri. I primi 2 martiri sono legati con un asino da una parte, un asino dall'altra, e il loro corpo è dilaniato. E quindi nasce come religione. Lo stesso Belal, il primo muezzin dell'Islam, e qui tra l'altro una cosa molto interessante, nasce anche come elemento di superamento non solo delle razze, ma dei rapporti umani. Belal è uno schiavo nero della Abissinia, riscattato, che diventa il primo muezzin dell'Islam, stava per morire sepolto vivo nella sabbia quando poi Abu Bakr lo riscatterà e lo comprerà da colui che lo aveva fatto schiavo, e questo diventerà il primo muezzin dell'Islam. Il primo muezzin dell'Islam non è un arabo, è un africano. Ed è interessante anche questo. Quindi all'inizio dell'Islam abbiamo una esperienza religiosa e profetica. Se voi leggete gli ultimi versetti, gli ultimi capitoli del Corano, le ultime sure del Corano, vi accorgete che il messaggio è molto semplice e anche molto profondo. Innanzitutto gridare con forza l'unità di Dio contro il politeismo. E qui magari c'è il sospetto che i cristiani e gli ebrei, almeno nella visione che aveva Muhammad, fossero in qualche modo un pochino tendenti al politeismo, sia per la Trinità o per l'associazione, come vedevano questi i mercanti, eccetera, di Ezra, Dio per gli ebrei. Naturalmente Muhammad non incontrerà teologi. Quindi incontra mercanti, forse qualche monaco, si parla di Bahira, senz'altro Waraqa ibn Nawfal poi, ma non ha un incontro specifico con teologi cristiani, perché tutti quegli elementi che appaiono nel Corano emergono dal cristianesimo, così come era percepito alla Mecca al tempo del Mahdi. Ma questa unità di Dio, Muhammad la ricollega immediatamente al concetto di solidarietà e di giustizia. A riconoscere un unico Dio vuol dire che tutti siamo uguali davanti a Lui, non c'è schiavo né libero, non c'è uomo né donna, tutti siamo servi di Dio. Abdullah è un nome che molti musulmani hanno, portano il loro stesso nome. E questo è anche un altro elemento importante. Essendo tutti uguali di fronte a Dio, allora perché le discriminazioni sociali?
Perché non esiste la giustizia? È la parola adalah, che viene tradotta normalmente con giustizia, vuol dire essere tutti allo stesso livello. I socialisti islamici poi lo utilizzeranno questo proprio per dire che c'è una forma di socialismo che è compatibile pienamente con l'Islam. E quindi si oppone ai poteri locali, ma non con la spada, si oppone con la parola, con la predicazione. Lui stesso subirà lo stracismo come i suoi, dovrà addirittura, i suoi dovranno, oltre a essere martirizzati, scappare dalla città, e alcuni dovranno migrare in Abissinia, eccetera. E lui continuerà con questa predicazione profetica. Nel mio libro Musulmani nella città secolare, Islam e laicità, dico che si può qui sentire l'eco dei profeti dell'Antico Testamento che gridavano, come San Giovanni che gridava nel deserto, e continuavano a richiamare al rispetto di Dio, all'unità di Dio e allo stesso tempo alla giustizia tra gli uomini. Così nasce l'Islam. E questo è l'Islam delle origini. Quello di cui poi Muhammad Mahmud Tahira è l'Islam che normativo in quanto tale. È l'Islam dell'ultima parte del Corano. L'Islam che propone questi ideali umani universali che poi dopo dovranno essere tradotti in pratica. Dirà a Muhammad Mahmud Tahira, un sudanese, e che poi sarà poi condannato anche dal governo sudanese e subirà il martirio anche lui, e quello dice molto chiaramente: bisogna distinguere tra quello che è il plan normativo e poi l'applicazione pratica. Quella che Muhammad fece poi quando diventò capo di Stato, anzi più che capo di Stato, arbitro e pacificatore, perché come tale lo chiamarono nel 622, anzi un po' prima comunque, arrivò poi nel 622, a Medina, allora si chiamava Yathrib, si chiamava poi Medina Tunnabi, la città del profeta, lo chiamarono le varie tribù in lotta, volevano una persona carismatica che riappacificasse le diverse tribù della città e anche le tribù giudaiche che erano lì presenti. Quindi un Islam che nasce come un messaggio religioso. Che cosa poi avviene in seguito? E questo è anche molto interessante. L'Islam innanzitutto se si qualifica come tale da questa stessa parola, Islam. Islam è una parola araba la cui radice è Selem, viene coniugata, perché in arabo esistono delle radici da cui poi vengono dei derivati su cui si costruiscono nomi, verbi, eccetera, non so spiegare, per una decennia. Viene coniugata, per esempio, questa SLM, che ha studiato l'ebraico lo capisce molto bene, diventa poi la parola salam, che vuol dire pace, oppure salim, puro, che vuol dire addirittura intatto, non rotto, e significa anche aslama, consegnarsi, da cui l'infinito, il nome verbale sarebbe in arabo, islam, consegnarsi. Allora che cosa vuol dire? Se la parola, una delle parole chiave è salam, che ha lo stesso significato dello shalom ebraico, che non è assenza di guerra, che non significa accordo, noi parliamo di pace, ma in arabo per dire accordi di pace sono un'infinità di parole, è la pace in quanto tale, cioè la pienezza della persona umana, la pienezza della vita umana.
Shalom è il momento di gioia massimo, per gli ebrei sarà il matrimonio, nel momento in cui una nuova vita, una nuova comunità nasce, si danza, si balla, eccetera, e si è felici assieme e si è in equilibrio con il mondo e con la natura, anche questo è un altro elemento su cui si potrebbero fare grosse riflessioni, questo stesso concetto è presente nell'Islam. Per cui Islam significa consegnarsi completamente a Dio per entrare in un mondo il più perfetto possibile e quindi possedere la pace che è la pienezza di vita. E attenzione, in questo senso l'Islam non nasce con la predicazione di Muhammad. Io nel periodo in cui studiai all'Università di Yale, negli Stati Uniti, ho passato 3 anni sempre in biblioteca, studiando su un commento al Corano, che è il primo commento completo che noi abbiamo proprio nei primissimi secoli dell'Islam, cioè all'inizio, fine primo secolo, inizio secondo secolo dell'Islam, che è un parte libro sulla Iman. E già da allora si aveva l'idea che era chiaro che l'Islam non è una realtà che apparteneva alla comunità di Muhammad. Il primo musulmano, perché muslim è il participio, vuol dire la persona che si consegna completamente a Dio, quindi oblato, lo potremmo dire in italiano, la prima persona è Adamo. Adamo che fa il patto con Dio, al quale Dio dice: mi riconosci come Signore? E lui risponde: ah, sì, accetto. E infatti vede in lui tutta l'umanità, in questi piccoli uomini, in questa personalità corporativa di Adamo, che rispondono sì a Dio e quindi entrano in questo mondo. Poi dirà, poi avverrà l'uso dell'Islam in seguito come la religione di Muhammad. Ma anche qui il riferimento all'Islam come religione di Muhammad, comunità solo dei musulmani, anche qui è molto relativo, perché c'è un testo del Corano che dice chiaramente ai musulmani che voi siete millatu abikum Ibrahim wa huwa sammakum al muslimin. Voi siete non la comunità di Muhammad, ma la comunità di Abramo, che si allarga verso il cristianesimo e il giudaismo, e lui, che non si sa se è Dio o Abramo, vi ha chiamato musulmani, persone completamente dedicate. A questo punto è anche utile fare una riflessione su alcuni dei termini spesso poco usati in maniera corretta, anzi spesso usati in maniera non corretta dai media. Ci sono alcuni concetti come umma, sharia, eccetera. Innanzitutto partiamo dal concetto di umma. Muhammad, quando arriva a Medina e inizia nel 622 questo nuovo tipo di vita, cioè chiamato a dover dirigere una città, da una parte come arbitro pacificatore, pensate, lo hanno chiamato come pacificatore, non come un combattente, ma come un pacificatore tra le tribù, che poi avrebbe dovuto dirigere e organizzare la società. Che lo Stato è fatto da una pluralità di presenze. Quindi vi saranno gli musulmani, che venivano come immigranti, scappati, qui ho saltato tutte le parti storiche, perché sennò non potremmo neanche poter parlare di tutto, scappati come migranti dalla Mecca dove erano oppressi, ne fanno parte le varie tribù presenti a Medina, ma ne fanno parte anche gli ebrei. Il testo dice: questo è un documento da Muhammad, il profeta, pace e benedizioni siano su di lui, che governa le relazioni tra credenti musulmani di Quraysh e gli atreni, e coloro che seguirono e lavorarono duramente con essi. Essi formano un'unica nazione. L'umma dunque nasce prima di tutto come stato laico. Quegli ebrei che seguono i credenti saranno aiutati e trattati con equità, vuol dire parità,
che a livello legale e economico con tutti gli altri. Gli ebrei di vari Auf verranno trattati come un'unica comunità con gli ebrei. E che cosa poi succede lentamente? Che questa comunità a un certo punto comincia a essere a maggioranza musulmana, perché lentamente gli abitanti di Yathrib si convertono all'Islam. È in questo momento che l'Umma diventa un po' l'ecclesia dei musulmani, perché praticamente, e quindi diventa un'unica realtà allo stesso tempo religiosa ma anche sociopolitica. E qui la predicazione del Corano comincia a cambiare, diventa sempre più in senso legale, anche se originariamente, per esempio, la parola Umma nel stesso Corano è usato anche per tutte le comunità degli altri profeti. Coloro che hanno seguito gli altri profeti erano e sono stati Umma, una comunità. Quindi quando si usa Umma in maniera molto ristretta, non solo ai musulmani, ma a certi tipi di musulmani, si rischia di perdere il senso di evoluzione di questo concetto, che però non perde mai le sue radici. Come ho detto, la rivelazione dell'Islam nasce con il Corano. Ora, il Corano, che è sceso dal cielo, da Nazir, è sceso su Muhammad, e anche qui le interpretazioni sono le più varie, è sceso tutto in una volta, oppure a seconda, e questa è l'interpretazione più comune, a seconda delle varie necessità, Dio avrebbe ispirato a Muhammad a delle risposte concrete. In realtà non è il primo libro per i musulmani, esso è la riproduzione terrestre in lingua araba della parola di Dio che è sempre di fronte a lui, che è l'Al-Mulkitab, la madre del libro. E qui il collegamento anche con l'idea di Logos potrebbe essere molto interessante, e la teologia islamica poi affronterà tutto questo. Quindi discende, come dirà Nasr al-Busayr nel nuovo modo di interpretare il Corano, che comincia lentamente a diffondersi, sì, un primo momento da essere parola di Dio e quindi incomprensibile, deve ridursi ad un codice che capiscono gli angeli, perché sarà l'angelo Gabriele quello che lo comunica a Muhammad, e quindi poi un codice che Gabriele dovrà usare, il codice umano nella lingua araba, che possa essere capito da Muhammad, il quale lo comunica agli arabi in una lingua araba che si dirà al-Lisan al-Mubin, una lingua assolutamente chiara. E anche qui sorge poi subito un problema immediato. Questa lingua, sì, è vero che è chiara in quanto tale, però mica tanto, perché ha dei riferimenti, dei modi di esprimersi che non sono poi così evidenti, non sono così zahir come alcuni fondamentalisti vorrebbero farci capire, nel senso che zahir, chiaro, diventa chiaro secondo il loro modo di vedere, ma non vuol dire che quella è la chiarezza del Corano come tu lo leggi il Corano. Il Corano stesso dice che parla una lingua che deve essere capita dalla gente. E non inviamo alcun messaggero se non che parlasse con la lingua del suo popolo, Bilisani Qawmihi, Corano 14:4. I musulmani lo capirono subito fin dall'inizio, che il Corano non era così chiaro. Il mio amico in Bangladesh, un mullah di notevole rilievo, mi diceva
Corano è come un telegramma. Telegramma solo arrivato. Dove sei arrivato? Perché sei arrivato? Con chi sei arrivato? Come fai a sapere? Allora bisogna vedere in che contesto è rivelato il Corano. E questo fin dall'inizio i musulmani l'hanno fatto con la cosiddetta esegesi basata sugli asbab nuzul, le condizioni della rivelazione. Hanno cominciato ad analizzare e a cercare. E quindi il Corano stesso esige una sua e un'esegesi per essere poi compreso. Come vedete, tutta questa chiarezza, diremmo quasi scultorea o pietrificata, che vogliono darci ad intendere certi movimenti radicali, poi non è mai esistita nella storia dell'esegesi coranica e dell'interpretazione coranica. La stessa unità di Dio sarà oggetto di grande riflessione e di grande speculazione. Io per anni, adesso non insegno più, ho insegnato il Kalam, cioè la teologia islamica, e quindi tutte le varie interpretazioni teologiche partendo dai primi secoli. I musulmani si interrogavano, sì, Dio è uno, ma poi nel Corano gli si danno 99 nomi come minimo, più quello di Allah. I 99 nomi, se sono i nomi di Dio, non rispondono a qualcosa che è presente in Dio. E qui i razionalisti cominciavano a riflettere. Sono in Dio stesso, sono fuori di Dio stesso. Questi erano dibattiti presenti. A me fa molto rabbia quando, perché cerco di parlare in maniera abbastanza, diciamo, discorsiva, molto rabbia quando si parla dei musulmani stanno tornando al Medioevo. Dico, magari tornassero al Medioevo, magari. Perché nel Medioevo l'Islam era libero e lasciava qualsiasi tipo di dibattito, di discussione. C'è stato solo un periodo in cui lo Stato, facendo un po' quello che la Chiesa ha fatto con l'Inquisizione, ha imposto una corrente teologica. Tra il califfo Mahmud e il Mutawakkil imposero una corrente teologica e quindi poi giustiziavano che non era d'accordo con quelle teorie. Che poi, tra l'altro, è curioso che erano le teorie più razionalistiche, per esempio quelle che dicevano che il Corano non è, è qualcosa di creato, eccetera, e quindi non è come tale, non è qualcosa che venga da Dio stesso, dal suo interno di Dio stesso, ma che Dio ha creato il Corano come ha creato l'uomo, eccetera. E quindi poi queste furono superate, ma pensate che uno di quelli che è considerato il padre della visione wahhabita, che è quella poi dominante nell'Arabia Saudita, quindi la più ristretta dell'Islam, Ibn Hanbal, fu uno di quelli che si opposero all'Inquisizione dicendo al potere: stai al tuo posto, tu sei califa perché devi vigilare sulla comunità perché viva secondo le tradizioni e quindi osservi le leggi, ma tu non sei chiamato a riflettere sulla teologia, tu non sei chiamato a dire qual è la dogmatica che noi dobbiamo seguire. E quindi pensate, e quindi gli ulema si distinsero molto chiaramente dal potere politico in quel momento. Poi dominò la teologia più fatalista, che è quella degli, la prima era della Mu'tazila, poi degli Asciari, tutti che usi tanti nomi strani, poi, però possono servire per ricordare qualcosa. E che invece è la teoria più fatalista, che purtroppo ha dominato per secoli nell'Islam, finché all'inizio del XX secolo, con il risveglio del mondo intellettuale musulmano, si è cominciato a dire: ah, attenti, bisogna che qui ritorniamo a essere più razionali, qui accettiamo tutto e il meglio di tutto, senza una discriminazione razionale. Nasce così la cosiddetta neo-tasi, la neo-razionalismo all'interno dell'Islam,
che vuole essere tra l'altro una risposta alle realtà del XX secolo, che non sono più quelle dei primi secoli dell'Islam. E allora cosa si fa? Si fa un'operazione molto interessante, che qui così abbiamo modo di parlare di una parola molto usata e in senso molto negativo, che in realtà nacque come parola estremamente positiva: l'idea di Salaf, di Salafita. Salafita e Salaf sono i primi musulmani che vivevano accanto a Muhammad e che quindi da lui avevano imparato il modo di vivere, di capire l'Islam, e questo per una, due o tre generazioni. Perché, dirà Muhammad Abduhu nel suo commento al Corano del Manar, bisogna fare questo, lo aveva già detto Jamaluddin avanti prima di lui. Bisogna ritornare alle origini, perché se ci rimaniamo se ci rimaniamo bloccati da tutta quella che è l'incrostatura, addirittura esagerata analisi dei testi, controtesti, eccetera, che è avvenuta nei vari studi giuridici e teologici medievali e post-medievali, noi non riusciamo più, non ci orientiamo più con l'essenza dell'Islam, la sostanza dell'Islam, e praticamente ci perdiamo in mille rivoli senza capire quello che è essenziale. E se non torniamo all'essenziale, questo è il senso di fondamentalismo, anche questa parola che poi diventa negativa ma è positiva, non potremo mai riportare l'essenziale e rivestirlo della modernità. Nel Tafsir al-Manar, proprio lui farà questo Tafsir al-Manar, il commento al Corano che fu pubblicato sulla rivista al-Manar, Muhammad Abdu farà tutto questo cammino di rispondere. E avviene appunto una grossa rivoluzione nella teologia islamica, perché nei primi secoli, pur con i commenti al Corano, che sono di tutti i tipi, dal filosofico al legale, a quello basato sui detti e fatti del profeta, eccetera, c'è un'infinità di riflessioni esegetiche e poi teologiche, ma il Corano rimane centrale e si cerca di capire cosa il Corano dice. All'inizio, io lo spiego perché insegno esegesi coranica contemporanea ai miei studenti, e lo spiego ai miei studenti dicendo: attenzione, all'inizio del XX secolo avviene una rivoluzione copernicana, non l'uomo per il Corano, ma il Corano per l'uomo. E allora Muhammad Abdu, e da lui poi per tutti i moderni, sia in senso negativo i fondamentalisti radicali come gli altri, vedranno nel Corano una risposta di Dio alle realtà dell'uomo di oggi. Come vedete, il mondo dell'Islam è molto vasto, e quindi bisogna essere molto anche attenti nel prendere per buono quello che molte volte viene poi codificato in maniera molto impropria, molto limitata. Prendiamo un'altra parola, Sharia. È interessante anche questa. Sharia viene dalla radice Shar, che è usata poi anche come Sharia, strada, e significa sostanzialmente un percorso. Non è un codice napoleonico. Un codice napoleonico lo hanno ridotto i radicali dell'Islam, che hanno pescato nel Corano e nella tradizione quello che era funzionale a quella ideologia di cui parlavo prima, e hanno fatto diventare chiaro quello che era chiaro per loro, e quindi hanno detto: questa è la legge islamica, la Sharia. I nostri mass media, molto furbi, l'hanno preso per buono. E per molti, quando sentono parlare di Sharia, alla televisione, dalla Santa Anchea a qualsiasi altra persona, eccetera, pensano alla Sharia come un codice napoleonico con una serie di norme ben precise
che il musulmano deve osservare e ha sempre osservato. Non è vero. Sharia, la parola, innanzitutto all'inizio significava proprio religione, in molti testi antichi viene usata ancora Sharia come religione, diciamo. Sharia è un percorso che nasce dal Corano. Pensate che nel Corano i versetti legislativi come tali sono attorno ai 150-160, i versetti normativi, diciamo, in generale non sono molti. Quindi abbiamo nel Corano pochissimo di legge, di normativa. E dice, ma allora il resto da dove viene? Naturalmente la prima cosa è dall'interpretazione. Quindi non è più parola di Dio. Entra la giurisprudenza, il fiqh, che si serve all'inizio dei detti e fatti del profeta. Anche qui sarebbe da fare, lì insegno un corso veramente anche lì, sarebbe da fare una lunga riflessione, ma i detti e fatti del profeta sono apparsi lentamente, un po' per volta, a un certo punto ce n'erano tanti che hanno dovuto cominciare a purificarli, a farne dei libri e selezionandoli, e poi non tutti sono considerati pienamente del profeta, altri in parte, altri vengono dai compagni, eccetera, e quindi. Poi ci sono stati degli autori come Bukhari che l'hanno messo in maniera ordinata per uso legale, come vedete ancora opera dell'uomo, opera dell'uomo. È chiaro che quelli che sono autentici sono legati alla persona di Muhammad, che è considerato Mahasum, perché essendo profeta di Dio, è chiaro, lui ha sempre seguito quello che Dio voleva e quindi è considerato uno che non sbaglia. E quindi in un certo senso possono diventare emanazione della legislazione divina. Ma questi sono anche questi limitati, per cui lentamente i giuristi hanno dovuto cominciare, sono scoperti tutta la storia del diritto, con fatue, contro fatue, con scuole giuridiche, a costruire questo cammino che è la Sharia, che è un cammino. È un percorso che continua lentamente, va avanti nella storia, è andato avanti per secoli. Io mi ricordo quando insegnavo all'Università di Macerata l'introduzione al diritto, dicevo ai miei studenti, portatemi il libro della Sharia. Non lo trovate. Non lo trovate. Non esiste un libro così. La Sharia è un po' come la tradizione rabbinica, in cui c'è un'infinità di cose, talvolta addirittura anche contraddittorie, in cui ci sono interpretazioni diverse, elementi fortemente inculturati, come nella scuola hanafita, che non a caso viene presa da molti paesi dell'Asia, dal mondo turco. Ci sono elementi che riguardano la cultura piuttosto legata al mondo arabo, come la scuola malichita, eccetera. Adesso non sto ad annoiarmi con queste cose qui, ma questo bisogna sapere. Cioè che quando si parla di Sharia si parla di una realtà molto complessa e soprattutto di un cammino. La Sharia è sempre in costruzione. E anche quando l'imam Shafi'i stabilì il usul, il fiqh, i fondamenti della giurisprudenza, dice il primo è il Corano, il secondo gli hadith, i detti e fatti di Muhammad, che dice tutto il lavoro che dicevo prima, di trovare quelli che sono più autentici o no, e poi c'è il consenso della comunità, e questo è molto difficile da ottenere, perché lì che si può fare un referendum tra tutti i musulmani, eccetera, e l'ultimo è il qiyas, che è il ragionamento basato sulla logica aristotelica. Capite che qui l'elemento umano è molto. Per cui quando si parla di leggi sulle donne, leggi sul mangiare, leggi su... non è che lì si interpreta molto spesso il Corano. Prendete la parola hijab, la parola hijab che viene usata come il velo delle donne. Nel Corano non significa vero, significa renda, tanto per essere precisi. Si dice alle mogli del profeta, state, agli arabi che volevano parlare con le mogli del profeta, state dietro la tenda, una tenda, perché questi li importunavano, c'è diciamo, un contesto ben preciso, quindi non è un veletto che portavano sulla testa,
Ci sono altri testi che potrebbero essere interpretati, però ormai oggi hijab significa il velo che porta sulla testa. E che non sia così, che si tratti di una pelle, quindi più di un discorso sul rispetto della donna, della purità della donna, eccetera, che della veletto da portare in testa, è chiaro dal testo coranico, che dice parlate guarà alla hijab. Se c'è qui qualche arabo capisce che guarà non significa né sopra né sotto, ma dietro. Ora io non parlo dietro al veletto delle donne, per dire una delle tante cose. E quindi ci troviamo di fronte a un mondo che, in cui il diritto è stato un cammino che sta continuando e continua anche adesso e può essere interpretato sia in maniera positiva che negativa. E poi c'è tutto il mondo, non sto qui a perdere molto tempo, ma c'è tutto il mondo della mistica. Al-Marie Shimen, nel suo famoso libro sulla mistica musulmana, diceva che ci sono due percorsi dell'Islam. Uno che permette di conoscere Dio attraverso la normativa della legge islamica, quindi l'interpretazione, la lettura, secondo nel percorso dei tempi, di questi testi sacri che in qualche modo guidano il legislatore nella formazione di quella che è la legge dell'Islam, in fedeltà al mandato di Dio, alla volontà di Dio. Ma c'è anche un altro, e questa è la strada grande, Sharia, Sharia, viene da Sharia, cioè la strada grande. Poi c'è però c'è anche la strada piccola, faticosa, difficile, ma che ti porta sulle vette della montagna, e della tariqa. Tariqa che poi significa adesso confraternita musulmana, è la via dei mistici che rinunciano a se stessi, che cercano di purificare la propria interiorità con un jihad, che vuol dire controllare se stessi, vuol dire talvolta fare opere di mortificazione fino ad arrivare al fana, quello che San Giovanni della Croce chiama nada, all'annientamento di se stessi per aprirsi poi all'esperienza di Dio. E quindi la legge poi non importa più, perché tu sai direttamente da Dio, è la tua comunione con Dio che ti permette la legge. Non sto parlando di cose cristiane, sto parlando di quello che dicono i testi musulmani, vorrei che qualcuno pensi che è la tua interpretazione, no, sto parlando è la marifa, la conoscenza per esperienza di Dio, e questo ti permette tutto un nuovo percorso che ti riporta poi all'uomo con l'amore stesso che Dio ha per gli uomini, perché tu hai assaporato l'amore di Dio e la sua intimità. La parola che viene usata è Ishq. Io ho partecipato a delle riunioni sufi in cui cantavano Ishq Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghayrullah nur Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ishq Rabbi, l'amore quasi sessuale, sensibile, l'esperienza di Dio glorioso, cioè dall'Allah, e la luce del profeta, eccetera. Cioè questo penetrare profondamente in Dio per essere poi aver capito quello che Dio vuole di loro. Allora dicevano i mistici, a noi la legge, i dottori della legge non ci servono a niente, perché noi già sappiamo e ci comportiamo da musulmani. E qui sarebbe da fare un percorso molto lungo. E questo è un jihad. Perché la parola jihad nel Corano, che poi viene interpretata come guerra, viene usata con la parola guerra perché in accordo con altri elementi del Corano, perché in se stesso jihad significa lo sforzo che il buon musulmano fa di essere veramente fedele a Dio e nel caso di necessità anche di difendere l'Islam, non va più là. Altre sono guerre. È vero che fin dall'inizio i musulmani furono costretti, ma pensate che quando ci fu la prima proclamazione della guerra, quando i Quraysh, poi pare che i musulmani di Medina avessero
volessero attaccare delle caravane dei Quraysh. Quraysh erano che erano i capi della Mecca, avevano paura, eccetera, hanno deciso di distruggere Medina e quindi far liberarsi finalmente dell'Islam. I musulmani erano pronti a combattere, e lo zio di Muhammad, grande beduino del deserto, Hamza, lo spingeva, dai combattiamo, prendiamo le armi, difendiamoci. Muhammad non voleva combattere. E si ritirò in preghiera e anche sotto la pressione degli altri faceva fatica fino a che a un certo punto venne la rivelazione di Dio che lo spinse. Allora dice, sì, bene, combattiamo ma difendiamoci, non attacchiamo. E nasce così quella forma di guerra etica che è la guerra musulmana. Poi dopo i califfi lo useranno per tutti i loro interessi privati, ognuno proclamerà il jihad che vuole, eccetera, per fare gli affari suoi, i suoi interessi, ma originariamente è difesa e anche fortemente etica. C'è un testo interessante del Muslim, uno di questi autori che ha raccolto i detti e i fatti del profeta, che dice che, attenzione, sì, potete combattere, innanzitutto non potete combattere coloro che sono i popoli del libro, i cristiani e gli ebrei, ma non potete uccidere neanche un ragazzo per la strada. Pensate cosa sta facendo l'ISIS adesso, che è in età di militare, però non combatte. Non potete uccidere un debole di mente, non potete uccidere la gente normale, il vecchio, il paralitico, il cieco, e neppure i monaci. Addirittura c'è una grossa discussione se durante la guerra si potessero tagliare le piante. Pensate a tutto questo, perché anche questo fa parte della creazione divina. C'è tutto un interesse ecologico dell'Islam che viene valorizzato da alcuni musulmani. Cioè, tutto questo è in contrasto con quello che sta avvenendo in questo momento in quella parte del mondo islamico. E allora, perché voglio lasciare un po' di spazio alla conversazione, voglio fare anche una riflessione sulla, per esempio, sulla universalità del mondo islamico e sulla sua capacità di acculturazione. Io ho scritto un libro L'Islam nel cuore dell'Asia, dal Caucaso alla Thailandia, per far vedere come l'Islam asiatico nei suoi vari paesi è stato un Islam che si è perfettamente inserito nella cultura di quei paesi. Non adesso non vado nei dettagli perché quello sarebbe oggetto veramente di una riflessione. Lo feci una volta a Cavallo, mi chiamavano, e feci proprio tutto questo cammino con loro. Come l'Islam sia entrato in questo paese e abbia assorbito dal buddismo, dall'induismo, eccetera. Pensate che in Cina alcuni teologi cinesi cominciarono addirittura a prendere la quello che era raccontato Matteo Ricci, proprio la teologia cinese, il confucianesimo, per poter reinterpretare l'Islam e cominciarono a usare chi è, per esempio, al posto di Allah, la religione del puro e del verde, cioè, e dell'Islam, e quindi in India. Volevo concludere con una brevissima riflessione su quello che sta avvenendo. A Brescia fece, qualcuno ha letto l'articolo su Missione Oggi, sì, l'ultimo numero, mi pare che era riflessione di quel convegno a Brescia, l'Islam e noi. Allora ci chiediamo chi siamo noi, perché di fronte a questi disastri dell'ISIS, eccetera, non ci rendiamo conto di una cosa, che ci sono tre elementi da tenere presenti. Uno, che l'ideologia radicale non nasce oggi, ma nasce all'inizio del secolo scorso, attorno agli anni 20, con Hassan el-Banna, la fondazione dei Fratelli Musulmani. L'ideologia radicale espressa molto chiaramente, anche se poi Sayed Qutb dirà qualcosa, ma non parlo di tutti i musulmani, di tutti i cristiani, parlo solo delle autorità, però in realtà sono dei testi terribili, in cui si dice che chi
non accetta l'Islam è come un animale, come se fosse un animale. Qui c'è il testo arabo, sicuramente ve lo leggo, se qualcuno non avesse bisogno. E questa, quindi nessuno si è accorto che questo Maududi degli anni 40 predicava la sua teoria di ideologizzazione dell'Islam. Nessuno si è accorto di tutto questo, né gli arabi né noi. E è importante chiederci come Occidente di rivisitare la storia del Novecento, di quegli errori che facemmo dopo la prima guerra mondiale, quando fummo noi a dividere, specialmente i popoli del Medio Oriente. Abbiamo diviso i curdi, una popolazione, un popolo in tre nazioni diverse. Abbiamo fatto i confini mettendo il compasso o la riga sulla carta geografica. Abbiamo diviso tribù da una parte e un'altra dall'altra. E questo è molto importante. Pensate che alla prima riunione della Lega delle Nazioni, era appena prima passata la guerra mondiale, quando i musulmani, gli arabi, che avevano preso coraggio perché avevano aiutato gli inglesi in quel momento a liberarsi dei turchi, per esempio c'è la storia di Lawrence d'Arabia, e si riunirono nel famoso Parlamento di Damasco, vuole essere il Parlamento di tutto il mondo arabo, una cosa un po' fallimentare, ma se